Ciao bene di mamma, benvenuti in questo nuovo video abbastanza speciale per me perché è un video contest per il gym. Se non lo conoscete c'è il link del suo canale sotto, ma è impossibile non conoscerlo. Comunque oggi voglio presentarvi The Seven Deadly Sins, un nuovo manga, tra virgolette nuovo perché in Italia arrivano dopo mille anni, ma comunque un nuovo manga che mi sta piacendo molto e via con la storia. C'erano una volta i Seven Deadly Sins, leggendari criminali che, si narra, tramarono per rovesciare il regno. I potentissimi cavalieri sacri, colonne portanti del paese, non hanno mai smesso di dar loro la caccia. Anche una fanciulla di animo nobile e coraggioso, però, si è messa in cammino per trovare misteriosi peccatori, dando così inizio a un'avventura fantastica destinata a cambiare il mondo. E da lì, ragazzi, si conosceranno vari personaggi. Ad esempio il capitano di questa squadra, Meliodas, sì, spero che la pronuncia sia giusta, la gigantessa Diane con il peccato di invidia, che non è neanche l'unica con questo peccato. Ad Erza, sempre un portachiavi eccetera eccetera, e una dedicata a, non mi viene in questo momento il nome, comunque sia, è questa. Ben, l'immortale, e King, gli re dei folletti. E gli altri non si sa ancora chi cazzo sono, quindi attaccatevi. Ecco ragazzi, spero che la storia vi sia gustata e i miei pareri, beh, assomiglia molto a Dragon Ball e Fairy Tail. Come avete visto i disegni sono quel genere lì, solo che è molto più violento e ce n'è di carne al fuoco, veramente tantissima, e mi ispira un fottio. Sono 12 volumi usciti in Giappone, qua siamo arrivati al quinto. Esce ogni due mesi, per fortuna almeno. Per fortuna, grazie alla Madonna che esce ogni due mesi. Perché aspettare tre mesi per sto manga io morirei. E il prezzo di copertina è 4,30€, Star Comics. Spero che vi sia piaciuto, dategli una possibilità, almeno il primo volume compratelo, dopo mi farete sapere. Se volete scrivete nei commenti se volete sapere altro, perché è un video proprio breve, perché Jim voleva due minuti. Spero che vi sia piaciuto. E un'altra cosa, dovete comprare questo manga, soprattutto perché c'è un fottuto maiale.